La Belotti S.p.A. si occupa di produzione e progettazione di centri di lavoro a controllo numerico 5 assi per il settore automotive e aerospaziale. Quest'anno la Belotti ha affrontato un progetto molto importante, tecnologicamente innovativo, e l'abbiamo affrontato selezionando KUKA come partner per la fornitura di antropomorfi. Questo progetto, che ha preso il nome di Belotti Integrale, è un progetto innovativo perché rappresenta una collaborazione tra tre aziende, un'azienda con una storia di centri lavoro cartesiani 5 assi, un'azienda come KUKA, costruttrice di antropomorfi, e un'azienda come Siemens CN. Assieme abbiamo sviluppato questa nuova tecnologia, il controllo Siemens che comanda e aziona gli antropomorfi KUKA, e Belotti che gestisce tutta questa nuova cella, questa nuova isola, integrando caricatori e pallet al robot KUKA e al sistema Siemens. La sfida che abbiamo colto è appunto quella di inserimento di questa macchina in un impianto esistente, quindi ci siamo dovuti interfacciare sia con le macchine esistenti, quindi consentire il passaggio dei singoli pallet, e anche dover riuscire ad accoppiarci con le parti strutturali dell'edificio. Per quanto riguarda la scelta di KUKA Siemens, è nata dal fatto che il cliente stesso chiedeva l'utilizzo di un sistema che potesse essere comandato col tradizionale sistema cartesiano e sfruttare tutti i benefici dovuti alla versatilità dei robot. Siemens e KUKA hanno dato la possibilità di avere questa interfaccia di comunicazione, e quindi abbiamo potuto sfruttare la facilità di comprensione del linguaggio robot tramite comando ISO tradizionale per poter eseguire i vari cicli o le varie lavorazioni richieste. Il robot 1, che è un KUKA KR270, è il robot che viene usato per la lavorazione fondamentalmente. È un robot che monta un elettromandrino, fa una fresatura, la fresatura classica, ma la differenza è che viene comandato in linguaggio ISO tramite il CNC Siemens. La parte dell'applicazione robot 2, che è quella al piano di sopra, è tutto il robot che gestisce tutta la parte della gestione degli utensili, del magazzino utensili e della riqualifica. Abbiamo tre magazzini, un magazzino elevatore che si occupa di portare su e giù gli utensili fino al piano dove sono gli operatori, un magazzino per lo scambio veloce, che è quello che viene usato per alimentare il cambio utensili del robot sotto, e un magazzino d'appoggio di capienza elevata, che è quello dove viene usato come magazzino di deposito per gli utensili maggiormente inutilizzati. Il robot è integrato e comandato in toto dal CNC Siemens. Il CNC dal tool management della Siemens preleva le informazioni sugli utensili, su dove si trovano e così via. Il robot li processa, li elabora in modo da capire dove spostare anche gli utensili di maggior uso, gli utensili usurati, e viene fatto tutto con il robot che si comporta come posizionatore di scambio. La mia ambizione personale della Belotti è quella di riuscire nei prossimi anni a mantenere l'azienda estremamente competitiva, con dei prodotti d'avanguardia, con un servizio post vendita sempre più efficiente, proteggendo un ambiente di lavoro che sia gratificante per i collaboratori, che possa apprezzare una loro crescita professionale e umana. Orange Intelligenz.